Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video, finalmente il video dedicato al Sana Cosmo Pharma. È stata un'esperienza bellissima, particolare, era ridotta quest'anno la fiera, mi è piaciuto tantissimo la fiera quest'anno perché c'era intanto meno gente, quindi ho avuto più tempo per fermarmi agli stand, ho avuto più calma nel fare le cose. La cosa che mi ha colpito rispetto agli altri anni è stato che tutte le aziende presenti in fiera avevano proprio una carica enorme, erano tutti emozionati, sorridenti, si vedeva proprio la passione, non c'è stato neanche uno stand che mi ha accolto un po' come dire, con sufficienza o con noia, come a volte magari è capitato, e mi è piaciuto tantissimo. Ho trovato un sacco di aziende nuove, bellissime, e ovviamente poi ci sono delle conferme invece stupende. Vorrei parlarvi appunto delle novità, degli omaggi, degli acquisti, della fiera, delle fiere. Io parlerò di Sana, ma in realtà è stato Sana e Cosmo Pharma. Cosmo Prof non l'ho visto quest'anno. Giù nell'info box troverete tutti i vari link degli articoli che ho scritto, delle varie aziende, in modo che possiate avere intanto i link delle aziende e poi tutte le foto, degli stand, dei nuovi prodotti, tutte le descrizioni delle cose, tutti i dettagli, qualsiasi cosa, leggete gli articoli perché non posso parlarvene in questo video perché diventerebbe una cosa lunga. Spero di non dimenticare niente, ma sicuramente qualcosa dimenticherò, infatti è per questo che vi invito poi a leggere i vari articoli, li ho suddivisi tanto per azienda. Vado random, non seguirò un ordine particolare. Inizio da La Saponaria. La Saponaria aveva delle belle novità. Intanto una nuova colorazione di henné per quanto riguarda la linea ennetica. Poi aveva delle fascette in cotone di scarto realizzate a mano da delle donne detenute in un carcere, molto carine, disponibili in due colori, veramente molto molto belle. Aveva poi dei set natalizi a forma di casetta, molto carini, e la grande novità, in realtà erano due, quelle vere novità succolenti, i Maticao, quindi tre matite per le labbra, in realtà sono dei burro cacao, due sono colorati, veramente molto molto morbidi e idratanti. E poi uno scrub per il corpo all'albicocca, molto molto carine. E allo stand mi hanno omaggiato di questo kit con all'interno vari campioncini e poi due pezzettini di sapone solido, un detergente per il viso e l'altro non ho ancora capito se è shampoo o doccia schiuma, vedremo, mi devo informare meglio. Altra azienda con delle novità pazzesche è stata Allegro Natura, che ha presentato una linea di cosmetici solidi favolosi, veramente favolosi, che si possono acquistare singolarmente o in una box di Natale con tutti i loro prodotti, che sicuramente acquisterò. Oltre a questi prodotti solidi, abbiamo anche uno shampoo solido ma in formato da viaggio, quindi con dei piccoli cosmetici solidi, dei piccoli shampoo solidi da utilizzare in viaggio e poi abbiamo tutta una linea per la casa, anche qua zero waste. Abbiamo dei detergenti da sciogliere in acqua se senza plastica, abbiamo un sapone solido per i piatti interessantissimo e poi mi spiegavano appunto che hanno tolto tutta la plastica anche dai cosmetici, diciamo liquidi, e stanno trovando un modo per togliere la plastica anche proprio dai dispenser e sostituirli con la bioplastica. Quindi delle novità pazzesche. Vi invito a leggere l'articolo sul mio blog perché lì trovate tutte le cose nel dettaglio di questi prodotti veramente favolosi. Altra azienda che ho visitato con molto molto piacere è questa qua. Allora, l'azienda è Biocosmè. Sono stata attirata dai loro prodotti solidi perché hanno realizzato degli shampoo solidi riflessanti, quindi all'interno hanno appunto le erbe tintorie, l'henné.
Io sono stata veramente rapita da questi prodotti. Intanto, oltre agli shampoo, avevano anche il balsamo che aveva una profumazione pazzesca. Volevo acquistarlo, ma l'avevano finito. Hanno poi anche uno scrub per il corpo, scrub doccia schiuma solido per il corpo che profuma di uva e che l'uva utilizzata è uva di un'azienda appunto che produce vino in Sicilia dalle loro parti e che scarti dell'uva della loro produzione appunto vengono date a Biocosmè e loro producono i cosmetici solidi con questi scarti. Poi c'era vari doccia schiuma, vari shampoo, insomma una linea molto molto completa. Io ho acquistato lo shampoo della linea Acate Cocoa Brown, è uno shampoo solido colorato, deterge e rivitalizza l'intensità del colore. Allora, lo shampoo è questo. Le profumazioni di questi prodotti sono una roba fantastica. È uno shampoo, questo qua sa di cacao perché all'interno ha il cacao. Mi sono lavata i capelli con questo prodotto 2 giorni fa. Dovrei rilavarli oggi, quindi devo ancora testarlo. Le prime impressioni sono che fa tantissima schiuma, lava bene i capelli, li lascia luminosi, lucenti. Sulla durata dei capelli puliti devo ancora testare. Ho un dubbio però che cioè, lo vedo molto molto morbido, quindi non so se non so quanto durerà, se poco, tanto, non si sa, questo lo scopriremo. Hanno dei prezzi un po' alti. Io l'ho acquistato in fiera perché aveva uno sconto pazzesco che era imperdibile. Comunque non secca capelli, per ora mi è piaciuto, però vi dico, l'ho utilizzato una volta. Altro prodotto che in realtà non volevo farvi vedere perché l'ho preso per regalarlo a una mia amica, però poi è talmente particolare, credo che ci sia solamente questo prodotto in commercio, quindi devo mostrarvelo. Sempre della stessa linea, lo shampoo solido Pure White, e questo è lo shampoo solido antigiallo con malva, ibisco, mirtillo per capelli grigi, bianchi e decolorati. Questo che non vi apro ovviamente perché non è per me. Tutti i loro prodotti sono senza acqua, sono vegani, plastic free e hanno degli inci molto, molto buoni perché sono biologici, quindi questi sono gli shampoo. C'era anche poi, mi sembra, la colorazione rossa, insomma, varie cose. Quindi questi sono stati i miei 2 acquisti. Mi hanno omaggiato poi del burro struccante. Questo qua che ho utilizzato la sera che sono tornata a casa dalla fiera, ha struccato perfettamente il mascara. Era un mascara non biologico ma tradizionale, anzi erano 2 mascara e li ha struccati molto molto bene. Anche qua profumazione pazzesca, non è pesante sugli occhi, non li brucia, non li irrita, buonissimo. E poi questo qua che è un olio corpo solido che nutre la pelle in profondità senza ungerla. Questo qua che ancora però non ho provato. Oltre a questi 2 piccoli omaggi, mi hanno omaggiato di vari campioncini perché loro hanno anche una linea tradizionale per il viso, anche qua bellissime confezioni, bellissimi pack, fantastiche anche le profumazioni. E poi mi hanno omaggiato di una serie di campioncini di un altro shampoo e di un bagnoschiuma. Comunque l'azienda è fantastica, i prezzi sono un po' altini, ma vi consiglio di dare un'occhiata al loro sito. Poi sono passata anche da Latte Luna che mi ha lasciato questo bellissimo sacchettino pieno 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 di campioncini e oltre ai campioncini c'era anche la salvietta, questa qua struccante che si chiama Pezzolina e poi il deodorante in crema Linea Deoli, questo qua è quello So Young che ha una profumazione pazzesca. Ancora non l'ho utilizzato, lo sta utilizzando mia sorella. A lei sta piacendo tanto, io lo devo nascondere perché non voglio che me lo finisca. Però omaggi molto molto apprezzati e in fiera, da quello che ho capito, stavano presentando questa nuova linea di fitocosmesi e sono appunto dei rimedi in tubetto. Ci sono vari tipi, c'è la Lavanda Plus, Menta Plus, Arnica Plus e Calendula Plus che possono essere anche venduti in un cofanetto. Molto molto carina Latte Luna come azienda, non mi era mai capitato di fermarmi al loro stand e sono stata molto felice di averlo fatto quest'anno. Altro
un'altra azienda molto molto interessante, è Officina dei Saponi. Non so quando pubblicherò il video se avrò fatto di già l'articolo o no, perché non mi hanno lasciato nessuna brochure delle loro novità e quindi vado un po' a memoria, ma ho paura di dimenticare qualcosa. Comunque, Officina dei Saponi ha dei cosmetici solidi, fantastici, molto belli, belli anche nella forma, nel pack. Forme molto funzionali, hanno una linea per bambini solidi, insomma, hanno un sacco di prodotti e avevano lanciato una novità pazzesca che è il siero viso solido, una profumazione super delicata, molto buona, non è un prodotto unto, l'ho provato sulla mano e sembrerebbe essere un ottimo prodotto. Non è ancora uscito, quando uscirà, se non costa tantissimo, lo acquisterò di sicuro. E poi altra novità sono i vari detergenti per il viso solidi che sono abbinati ai sieri che già esistono nella loro linea. Sono stata omaggiata di un po' di cose molto molto belle. Allora, il primo è il doccia schiuma solido energia e benessere con estratto di verbasco. Anche qua sono prodotti biologici, vegan e plastic free. Poi, altro omaggio super gradito è sempre questo sapone biologico solido, camomilla e calendula, lenitivo per pelli delicate. Eccolo qua. Poi sono stata omaggiata di questo qua in mini taglia, molto molto carina, che è lo shampoo solido curcuma e zenzero. Questo. Che fa un profumo che non vi dico quanto è buono, e infine questo qua che è il siero idratante lenitivo lentisco e mirtillo fermentati. Questo che ora vi apro è fatto in questo modo con il tappino in legno, il pack sembrerebbe in vetro. Quindi molto contenta di essermi fermata a questo stand, super interessanti le loro novità. E qua vi consiglio di dare un'occhiata al sito di Officina dei Saponi. Altro stand super interessante che ho visitato e che non può mai mancare è quello della dispensa. La dispensa aveva una nuovissima linea che si chiama Yalu, è una linea base di acido ialuronico a 3 pesi molecolari. E in alcuni prodotti c'è anche il bambù marino che protegge dalla luce blu degli smartphone e dei tablet. È una linea per il viso completa. Abbiamo il siero viso, crema viso, la crema corpo, abbiamo il sapone solido, lo stick labbra e la maschera per il viso. Una bella linea come sempre. Inoltre aveva presentato, in realtà sono già usciti, i saponi e i balsamo solidi. Io sono stata omaggiata dello shampoo solido energizzante per capelli fragili con ginseng, 45 lavaggi, un profumo buonissimo come tutti i loro prodotti. La confezione, il panetto sembrerebbe essere molto comodo, ancora non l'ho provato, e abbiamo appunto una vasta scelta di shampoo e di balsamo per capelli. Per il corpo invece c'è la linea Blossom che appunto è formata da questi bagnoschiuma solidi bellissimi sia nel pack che nei colori, profumazioni spettacolari, e sempre della linea Blossom abbiamo anche le creme corpo. Inoltre la linea quella alla bava di lumaca che io adoro, Eliderminia, si arricchisce con dei nuovi patch occhi e un nuovo siero borsi occhiaie. Appunto per il contorno occhi. Ottime, ottime novità. Sono passata anche da Green Natural. Green Natural aveva intanto ricambiato tutti i pack che sono molto più belli. Come novità, avevano lanciato un nuovo sapone per il bucato disponibile in vari formati alla rosa, se non sbaglio, e un nuovo doccia schiuma, però la vera novità è la linea solida, composta da due tipi di shampoo, due tipi di balsamo abbinati appunto allo shampoo, e un bagnoschiuma e un altro prodotto che adesso mi sfugge, un detergente per il viso, ecco. Bellissimi, delle profumazioni molto buone, anche queste non credo che siano ancora uscite, ma quando usciranno sicuramente acquisterò qualcosa perché mi ispiravano un sacco. E allo stand sono stata omaggiata di vari campioncini per quanto riguarda la cura della casa. Se non avete mai provato i prodotti Green Natural per quanto riguarda la cura della casa, ve li consiglio perché sono fantastici. Io ho provato praticamente
praticamente quasi tutti i loro prodotti e mi sono sempre trovata molto bene. Un'azienda invece nuova che non conoscevo è Maremma Officinalis. È un'azienda nuova perché è nata da, mi sembra, 2 anni, è un'azienda della Maremma, la creatrice è una ragazza giovanissima con tanta voglia di fare, tanta passione, e ha creato questi prodotti che sono a chilometro zero, ha scelto tutti i produttori locali e i prodotti sono fantastici. Abbiamo dei prodotti per il viso e per il corpo. Ho provato lo struccante che a contatto con l'acqua diventa latte e vi lascia la pelle di seta. Dei prodotti veramente tanto tanto interessanti, e allo stand sono stata omaggiata di queste varie mini taglie con un po' di prodotti vari per il viso e per il corpo. Sono stata molto molto felice di essere passata da questo stand e di aver conosciuto l'azienda. Sono passata dallo stand di Biolù che è anche Ti Ama. Come novità ha presentato dei nuovi profumatori per ambiente di Ti Ama, molto buoni. E invece per quanto riguarda Biolù sono stati presentati dei nuovi saponi multiuso solidi senza PEC in 3 profumazioni che possono essere utilizzati sia per il corpo ma anche per ad esempio il bucato o la pulizia della casa, delle profumazioni pazzesche, e possono essere acquistati singolarmente oppure in un bellissimo kit con tutti e 3 saponi, fantastici. E allo stand sono stata omaggiata di 2 prodotti di Ti Ama, e sono il gel doccia felce e la crema corpo ginepro. Questi prodotti Ti Ama hanno il vuoto a rendere, quindi una cosa bellissima che non ho mai visto in prodotti con questo tipo di pack, quindi molto molto interessante. Un altro stand bellissimo, veramente stupendo, che ho conosciuto, che ho scoperto in fiera, che avevo già un po' visto su internet, è quello di Bambao Bambù. Fantastico. Allora, intanto la ragazza che era allo stand è stata di una gentilezza incredibile, è stato molto bello passare da lì. È un'azienda che produce articoli per quanto riguarda la cura della casa e la cura della persona completamente zero waste, è tutto in bambù oppure in acciaio e cotone. Dei prodotti fantastici. Allo stand sono stata omaggiata di questo bellissimo rasoio di sicurezza, mi ha fatto scegliere il colore, ho scelto questo. Ci sono anche con il manico in bambù e poi le lamette di ricambio, però mi spiegava che una lametta dura all'incirca 6 mesi, quindi sono molto molto contenta di aver ricevuto questo prodotto. E poi dopo aver ricevuto questo prodotto mi sono guardata meglio intorno e ho trovato delle cose da acquistare. In realtà avrei voluto acquistare tutto, però mi sono data una calmata e ho acquistato solo le cose che non avevo. Allora, intanto ho acquistato il filo interdentale, questo qua che è in seta ma c'è anche in un altro materiale, sempre ovviamente zero waste, e sono molto molto curiosa di utilizzare questo prodotto. E poi ho acquistato questo che è un set appunto di posate da portare con sé in giro, e è molto carino l'astuccino intanto, e all'interno abbiamo appunto cucchiaio, coltello e forchetta. E poi anche la cannuccia con lo scovolino per pulirla. E mi era piaciuto tantissimo e ho voluto acquistarlo. Altro stand immancabile per quanto riguarda le mie fiere è quello di Lepo, che in realtà ho visitato per prima. Lepo lanciava come novità una crema contorno occhi fantastica, che si va ad aggiungere alla crema viso già esistente. La linea si chiama The Perfect Cream. Questo qua è un contorno occhi rigenerante. Mi hanno appunto omaggiato del contorno occhi, e è un prodotto nickel tested, vegan ok e certificato Cosmos Organic. Sono stata
rapita da questo contorno occhi, lo sto utilizzando da 3 giorni, mattina e sera, e che vi devo dire, mi sono già innamorata. Un contorno occhi fantastico perché la texture è sì ricca ma allo stesso tempo leggera, nutre intensamente il contorno occhi ma non lo lascia appesantito, non lo lascia unto, si assorbe anche abbastanza in fretta e per ora mi sta piacendo tantissimo. L'altra novità, che però in realtà questa uscirà a fine settembre, le altre novità in realtà sono già uscite e sono la linea alla vitamina C, composta da un tonico viso e da delle fiale che sicuramente acquisterò, e poi una linea per il corpo, che è questa qua, mi hanno omaggiato dei campioncini, che è la Body Lift Più, è un programma appunto attivo contro il rilassamento cutaneo, è formato da una crema per il corpo, un olio secco e qualcos'altro che non mi ricordo adesso a mente, ma che comunque vi ho scritto nel post sul blog. E niente, delle novità bellissime anche per quanto riguarda l'Epo. E come sempre, è un piacere fermarmi a questo stand. Altra bella novità riguarda Elan. Elan ha fatto uscire la linea Cuor di Petali. Sono tre linee in realtà Cuor di Petali e sono Infinita, Iconica e In Attesa. Tre profumazioni molto molto buone. La mia preferita è stata In Attesa. Bei pack colorati, floreali. Ottime profumazioni, come vi dicevo, vi lascio poi il link nel blog dove c'è scritto tutto. E la cosa che mi è piaciuta tantissimo è la linea al panettone per quanto riguarda i profumatori per ambiente, che sono fantastici e sanno di panettone, cioè non è un profumo molto 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 simile al panettone, è panettone, punto. Il profumo è quello e sicuramente l'acquisterò. Oltre a questa bellissima linea al panettone, abbiamo anche delle pomate, dei gel, degli unguenti molto interessanti. Abbiamo appunto aloe vera, la pomata di Perico, la pomata di Timo Bianco, l'unguento di Timo Bianco, insomma una linea con tante tante referenze. E allo stand sono stata omaggiata di vari campioncini della linea nuova Cuor di Petali e poi anche di questo gel bagno doccia profumato e delicato della linea Anemone Rosa. Per quanto riguarda invece un'altra azienda per me super novità è Nudo. Nudo mi ha colpito appunto per questi prodotti nudi, senza pack, comunque con un pack molto molto minimal. Anche questa è un'azienda zero waste, molto bella, con vari prodotti per quanto riguarda accessori per la cura della persona, tutti in bambù. Molto belli, molto eleganti ma minimal. Allo stand sono stata omaggiata di questa bellissima borsa in cotone che è in vendita nel loro sito, bellissima. E poi ho acquistato, approfittando dello sconto della fiera, questo qua che è il loro unico prodotto, credo, per quanto riguarda la cosmesi, ed è il detergente e struccante solido detox, questo qua con il suo contenitore in metallo e latta per contenerlo, e ha una profumazione spettacolare. Un'azienda per me immancabile nei miei sana è Officina Nature, che quest'anno presentava delle bellissime novità. Intanto, per quanto riguarda la linea Coso, si è ampliata con appunto delle referenze da uomo. In realtà gli shampoo e anche il sapone per radersi possono essere utilizzati anche dalle donne. Le profumazioni sono molto buone, sono maschili ma non eccessive, quindi possono anche secondo me essere utilizzate dalle donne. Inoltre c'era una bellissima pochette realizzata con le vele da regata ormai in disuso e molto molto belle, veramente bellissime. Ma la vera novità è la nuova linea per quanto riguarda la cura dei denti. Quindi abbiamo dei nuovi dentifrici in pastiglie in due
sapori, menta e limone, e anche la versione da viaggio. Poi abbiamo colluttorio in pastiglie e anche concentrato, gli spazzolini e anche 5 dentifrici in tubo ma non in plastica, quindi una linea zero waste molto interessante. E credo che le novità anche lo shampoo solido per quanto riguarda la pulizia degli animali. Quindi queste sono state le loro bellissime novità. Allo stand mi hanno omaggiato di una quantità di campioncini per la casa e per il corpo incredibile. Poi mi hanno omaggiato di questo sapone in versione natalizia Pino per lavare i piatti, quindi un sapone solido. Del mini dentifricio solido, appunto, che ha la novità, però con il vestitino natalizio. Questa qua è appunto la versione da viaggio. Io l'ho provata una volta sola. La profumazione è quella delle mentine Polo, la stessa profumazione, però non mi allargo con la recensione perché l'ho provato solamente una volta. Infine sono stata omaggiata di queste qua che sono le salviettine della linea Biricco, le salviettine detergenti. Altra scoperta molto interessante per me è stata Olfattiva. Olfattiva è un'azienda italiana, i loro prodotti hanno alla base gli oli essenziali, hanno una vastissima scelta di prodotti tra oli per l'aromaterapia, oli essenziali, profumi per il corpo, profumatori per l'ambiente, avevano delle collane bellissime per l'aromaterapia e poi anche la crema che è il loro prodotto più famoso, che è appunto la crema per il corpo Nuvola di Crema. Io sono stata omaggiata allo stand appunto di lui, prodotto vegano, barattolino in vetro e non vedo l'ora di provarlo. Tra l'altro allo stand si respirava proprio un'aria di tranquillità, di pace. È stato molto bello fermarmi a questo stand, anche molto rilassante, devo dire, e i prodotti sono buonissimi. Hanno delle profumazioni veramente pazzesche. Altro stand immancabile è Lumen, che è appunto una cereria che fa delle candele buonissime. Prima o poi mi devo comprare quella della linea Venezia, fantastica. Come novità aveva la linea 1961, che è una linea per quanto riguarda profumi, profumatori per ambienti e candele, mi sembra, in tre profumazioni: pan di zenzero, via del vigna, mi sembra, ora non mi ricordo. Comunque anche qua nel blog troverete tutto, comunque delle profumazioni veramente una più buona dell'altra. Poi hanno fatto una nuova profumazione per una linea già esistente, la profumazione è Marsiglia, anche qua una profumazione molto buona, sa proprio di bucato pulito, quindi buonissima. E poi due candele della linea Natura Amica a base di cera d'api, e mi hanno appunto omaggiato di una di queste due candele, che è quella Tiglio, cioè i pack sono fantastici. Una profumazione ce l'ho in camera, sempre nella busta, tra l'altro, perché non ho ancora tirato fuori niente per mostrarvelo appunto nei video, e profuma tutta la camera già da spenta. La candela è fatta così, con il pack in vetro e il tappino in sughero, bellissima e super super profumata. Altro stand per me nuovo, che in realtà ho visitato al Cosmo Pharma, è stato Zuccari. La gentilezza dello staff Zuccari, voi non avete idea, veramente super gentili, disponibili. Mi è piaciuto tanto fermarmi a questo stand. Presentavano una nuova linea che si chiama Pura Septic, è una linea con il tea tree oil e anche l'argento. Hanno fatto appunto questo brevetto. E ha una linea super completa. Oltre a questa bella novità, c'era anche quest'altra bella novità che è il Pop, si chiama. Praticamente sono questi aggeggetti da mettere all'interno della mascherina, servono a purificare l'aria respirata, rilasciano un'azione balsamica, appunto rende piacevole l'uso della mascherina. Allo stand, appunto, sono stata omaggiata di questo.
e anche di questa mascherina con all'interno già il pop messo, ma io non l'ho in fiera, tutti avevano questa mascherina, io non me la sono messa perché avevo l'FFP2. Questo dispositivo potevo toglierlo da qua e metterlo nell'FFP2, ma non avevo voglia di stare a toglierla, eccetera, quindi ho detto me la servo e la utilizzo in un'altra occasione. Oltre a queste due cose, sono stata omaggiata anche del detergente corpo mani igienizzante e purificante della nuova linea, della crema mani purificante e ristrutturante, e poi appunto delle gocce native, che è appunto l'olio puro 100% Silver Tea Tree Oil, che non vedo l'ora di provare. Oltre a questo c'era anche un integratore che potenzia gli effetti slimmanti di qualsiasi attività fisica. Infine sono stata omaggiata di questa bellissima box piena di campioncini della linea Aloe Vera, perché appunto si festeggiavano i 20 anni di questa linea, famosissima per i loro gel di aloe. E quindi niente, ringrazio tantissimo Zuccari perché sono stati veramente gentilissimi. Un brand molto molto interessante, in realtà un distributore in Italia per prodotti zero waste, è Yoli. Yoli mi ha tirato subito anche qua dei prodotti fantastici per quanto riguarda la casa e la cura della persona. Yoli inoltre distribuisce anche il marchio Bambù e altri marchi. Hanno dei prodotti molto interessanti, come ad esempio il leva smalto, i dischetti leva smalto riutilizzabili. Hanno un sacco di prodotti per quanto riguarda ad esempio gli assorbenti lavabili, cosmetici solidi, detergenti in polvere per quanto riguarda la cura della casa, insomma, hanno una vastissima scelta di prodotti. Vorrei acquistare sicuramente il sapone, quello per il bucato in polvere, perché aveva una profumazione buonissima, e anche il sapone solido per i piatti. Anche lì una profumazione spettacolare. Ultimo brand di cui vi parlo è Ben e Anna, distribuito da La Bottega della Barba. Ben e Anna, anche qua un marchio famoso per quanto riguarda lo zero waste, che presentava una nuova linea di cosmetici solidi, shampoo, balsamo e gel doccia, mi sembra. E anche delle tubs, quindi utilissimi per il viaggio, di gel doccia e di, mi sembra gel doccia, comunque dei prodotti in pastiglia. Io allo stand, approfittando del super sconto che c'era, ho acquistato lo shampoo nuovo al lemongrass. E poi ho acquistato un loro prodotto famosissimo, che è il dentifricio, quello black in pasta. Questo qua, e non vedo l'ora di provarlo. Bene, quindi questa è stata la mia esperienza al Sana e al Cosmo Pharma. Spero di non avervi annoiato. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale, perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!